te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con l'H è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Quindi prima di riprendere ragazzi da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta, volevo fare una piccolissima premessa. Intanto quindi ringraziare veramente di cuore chiunque stia sostenendo questa serie, perché è vero che comunque il gioco vi interessa veramente tanto come interessa a me, quindi vi volevo ringraziare per il sostegno dimostrato appunto a questo gioco. In secondo luogo appunto volevo ringraziare chiunque ragazzi utilizzi il proprio tempo per darmi dei consigli nei commenti. E volevo puntualizzare una cosa ragazzi, perché non vorrei che appunto dai video sembri che io non calcoli minimamente quello che mi scrivete nei commenti, ok? Perché io ragazzi i commenti veramente li leggo sempre tutti e sono sempre contentissima comunque di vedere quanto partecipiate a queste serie, quindi di questo io vi sono veramente grata. L'unico problema, se lo vogliamo chiamarlo problema ragazzi, è che a volte capita che io mi metta a registrare episodi successivi ancor prima che gli episodi precedenti vengano pubblicati. Non so se rendo l'idea, nel senso che magari ragazzi io ho già programmato comunque un episodio che deve ancora uscire e quindi ancora prima che quell'episodio esca io registro già l'episodio successivo. Quindi è per questo che ragazzi a volte sembra che io non segua tra virgolette i consigli che mi lasciate nei commenti, perché gli episodi successivi vengono registrati ancora prima che gli episodi precedenti vengano pubblicati. Quindi volevo che questo fosse chiaro ragazzi, perché non voglio in alcun modo che passi l'idea che non calcolo minimamente le cose che mi consigliate nei commenti. Anzi, grazie ragazzi veramente, come vi dicevo prima, per essere così premurosi da lasciarmi dei consigli e dei suggerimenti appunto nella sezione dei commenti. Quindi di questo io comunque sono felicissima, vi ringrazio perché comunque i consigli mi servono ragazzi anche a distanza di vari episodi. Alcuni consigli che mi avevate lasciato comunque mi sono serviti, quindi comunque voi ragazzi continuate a farlo e è assolutamente fondamentale che voi possiate comunque in qualche modo guidarmi ragazzi, quindi continuate a farlo, grazie. E quindi adesso, dopo l'ultimo episodio ragazzi, in cui ci siamo ritrovati di fronte a una situazione veramente molto spinosa, perché ci siamo ritrovati a dover affrontare due boss fight impegnative una presso all'altra, infatti io a fine video ragazzi non so se si è notato ero veramente sfinita, adesso siamo qua. Quello che mi avete appunto scritto nei commenti agli episodi precedenti ragazzi è che molto probabilmente, allora io non so, non penso che siamo comunque vicini alla fine perché mancano ancora due giorni, così c'è scritto nel salvataggio, però quello che mi avete detto è che comunque sarà importante recuperare i tasti rimasti. Io non pensavo addirittura ragazzi che questi tasti ci avessero una così grande importanza, però probabilmente prima della fine sarà possibile riuscire a recuperarli in qualche modo, almeno io mi auguro ragazzi, perché sicuramente in giro ne avrò dimenticato qualcuno e non ho la minima idea ovviamente di dove possano trovarsi quelli che ho dimenticato. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui dopo che finalmente siamo riusciti a uscire da Humphrey, che ci ha ingoiato tipo non so quante volte, e dopo comunque che purtroppo ragazzi continuiamo ad assistere al fatto che i ragazzi si dimentichino, si siano completamente quasi dimenticati di Basil, la cosa mi lascia veramente perplessa. Fatto sta che io adesso non ho la minima idea di dove devo andare, quindi proviamo a... oddio, noi siamo ancora, è vero, nel pozzo profondissimo, quindi cosa dovrò mai fare adesso? One eternity later. Allora ragazzi, io sto tornando un attimino a dare un'occhiata al pozzo profondissimo, perché comunque là fuori non sono riuscita a trovare una strada effettivamente da seguire, quindi non vorrei che io abbia dimenticato qualcosa qui dove c'era Humphrey, perché l'ultima volta non ho dato uno sguardo proprio preciso. Infatti qua c'è un mulinello e molto probabilmente dovrò entrare qua. Non vorrei dire, ma l'ultima volta infatti non ci sono stata perché sono andata direttamente a salvare, quindi... mamma mia, cos'è sto cacchio di posto? Tra l'altro Humphrey ha detto che si sarebbe fatto... eh? Sei tornato in cerca della verità. Ogni volta vivi un sacco di avventure, ma ora che il tuo viaggio si avvicina alla fine, è sempre qui che torni. La verità. La verità è sempre la stessa.
Ecco, infatti noi saremmo effettivamente curiosi di scoprirla questa verità, perché lui dice, vedi, vivi tante mirabolanti avventure, nel senso per magari proprio dimenticare, no, quella verità. Il problema è che quella verità è sempre la stessa. La strada verso la verità era qui un tempo, ma è stata rimossa. Ma tu guarda un po'. È stata spostata dentro un faro su di un molo. Quindi in una biblioteca bandita sottoterra, in seguito in una vecchia stalla su un pianeta lontano. E, questa volta, si trova nel cuore di una grande foresta. Quindi ogni volta praticamente, forse coi suoi sogni, ha spostato il luogo della verità, forse per non dover trovarsi faccia a faccia con quella stessa verità, no? Vedete? Non importa quante volte la strada verrà nascosta, il ragazzo dei fiori la ritroverà sempre. E si tratta ovviamente di Basil. E la tua amata sorella Mari ti guiderà sempre verso di essa. Anche come gusci vuoti continueranno a evolvere e ogni volta spunteranno loro le ali con cui voleranno troppo vicino al sole. È la loro natura, solo loro sanno tutto. E una di loro ha portato la verità con sé nella tomba. Che cosa mi state dicendo? Che la verità di quello che è successo la sanno solo Basil e Mari, che ovviamente non può più raccontarla perché è morta. Quindi la vera verità non la sappiamo effettivamente? Qui la morte non è certo un pericolo, ma il suo ricordo fatica a svanire. Più volte i tuoi amici sono andati incontro a un destino avverso. Anche se loro resuscitano ogni volta, i loro pensieri più terrificanti rimangono in questo mondo, seppur solo in forma di ossa. Chi è perso da tempo è sprofondato qui, sul fondo del pozzo profondo, tornando al nulla. Tu li hai abbandonati, eppure loro bramano ancora il tuo affetto. Le loro anime non possono fare altro che gridare richieste d'aiuto. Provi pietà per loro? Tu li hai abbandonati, infatti l'amicizia si era spezzata e a loro era dispiaciuta molto questa cosa, evidentemente, solo che Omori e Borega... La tua amata sorella Mari, dal ginocchio infortunato, non sopportavi l'idea che morisse di nuovo. Quindi l'hai protetta, confinandola al telo da picnic. Quindi in questo suo mondo, lui non voleva che Mari andasse insieme a loro per paura di perderla di nuovo. E quindi l'ha confinata al picnic per tenerla al sicuro. Ma la sua natura è di lasciarlo per proteggerti. E ogni volta che lo fa ti abbandona e rinasce di nuovo, per via dell'anima immortale frutto della tua maledizione. Ok ragazzi, sono abbastanza colpita da tutte queste cose che ci stanno dicendo. Le anime date ai tuoi amici, esse sono fragili e vanno protette. Per questo devono dormire. Eppure, il sentiero verso la verità è più vicino che mai alla tua preziosa stanza. Riuscirai a seppellirlo anche questa volta? Forse è troppo tardi per te. Sì, perché lui evidentemente per tanti anni ha cercato soltanto di fuggire dalla verità, una verità troppo terribile evidentemente per lui da sostenere. Aiuto. La finestra... Non ci aveva parlato Mari di una finestra, ragazzi? Al lago, robe del genere? Sai delle chiavi per gli altri reami. Sono diverse ogni volta, ma aprono sempre la stessa porta. La fine di questo viaggio ti causerà dolore, ma se non lo affronti, non potrai andare avanti. Questa forma, anche se non ha ancora mostrato la sua vera natura, è malvagia. Ma non te ne renderai conto senza affrontarla.
Quando le tue intenzioni si fanno più deboli, trapelano in questo mondo come una densa nebbia. Te ne renderai conto quando succederà. È già accaduto in passato. In quel momento, torna dove la verità è rinata, nel cuore della foresta. E come ogni volta precedente, cerca di riscrivere il tuo destino. Sei condannato a ripetere questo ciclo in eterno? O riuscirai a spezzarlo? Esplora questo mondo finché puoi, sognatore, fino a quando non ne resterà più traccia. Quindi è un ciclo che va avanti da anni nella sua testa per cercare di sfuggire dalla verità, dalla terribile verità. E dice che ovviamente sì, la fine del viaggio gli causerà dolore, ma solo così può andare avanti, solo affrontando il dolore, ragazzi, per quanto possa fare male. Cavolacci, ci mancano 6 tasti, ragazzi. Welcome to Black Space. Sarà quello, fatto sta che i tasti non ce li ho. Qua ci indica di regola dov'è la posizione delle lettere mancanti, ragazzi. Qua, questo è un bel problema. Ci serve la C, la O e la K, ragazzi. Questo è chiaro comunque. Tra volti incorniciati, cioè questo adesso potrebbe essere un gran bel problema, ragazzi. Oh Gesù. Ci ha fatto riuscire qua perché forse proprio per andare alla ricerca delle altre lettere. Io non so, ragazzi, sono un po' perplessa. Tra gigantesche girandole, queste sono girandole in effetti, solo che non vedo tasti. La cosa è chiara, una volta trovate tutte le lettere dovremo tornare appunto al centro della foresta, ragazzi, lì da dove siamo usciti adesso. Allora, ragazzi, io in questa zona eventualmente non c'ero stata, forse, perché comunque è pieno di angurie non rotte, tra l'altro. Quindi mi sto facendo un giretto per di qua, sperando di trovare quello che ci serve. Anche se temo che non sarà così facile, ragazzi. Vediamo un attimo, allora. Comunque, train station? Ma qua non ci sono mai stata. Quindi se vado di qua... Che carine le apine. Qua c'è una merda enorme verde che si muove. Limonata. Di qua sì, non ci sono stata. Quindi è probabile che magari, ragazzi, il tasto che serve sia di qua. Perché sto posto non me lo ricordo veramente. Fermatevi subito, non potete passare senza un... Wow, quello è un pass ferroviario. Dovete essere gli ultimi passeggeri. Vi abbiamo aspettato un bel po'. Beh, nessun problema da parte mia. Benvenuti a bordo. Pass ferroviario. Avevamo preso un pass ferroviario? E guardate un po' il caso, qui c'è nebbia. Saliamo sul treno? Sì, ragazzi, ok. Senza manco tanto volerlo sono arrivata in un posto dove non ero stata. Io non so se era previsto sto posto anche prima, sinceramente. Fatto sta che tutte queste ombre non è che siano molto... incoraggianti. Sto treno è tipo infinito o si sta ripetendo all'infinito? Probabilmente sta ripetendo all'infinito. Fatto sta che qua di tasti non ne vedo, ragazzi. Io non so se ci possiamo sedere da qualche parte. Il treno è in movimento. La borsa piena di bacche, cristalli, croci, ossa. Piena di tele di ragno. Se le può... se le può tenere, terriccio. Ma che sta succedendo? E là? Oddio. Dove sono finiti tutti? Non mi fate sti scherzetti di merda, per favore. Comunque è in piena, ragazzi, atmosfera col posto in cui siamo stati poco fa. Oddio, che sta succedendo? Ok, gli altri ragazzi non dicono niente. Cioè, sì, è comunque il treno che si ripete all'infinito. Ma... io quanto me devo preoccupare? Cioè, quanto ancora devo aspettare a cagarmi addosso dentro questo treno malefico, scusate? Cioè, possiamo almeno sederci? Sarebbe comodo sedersi un attimino. Ah.
Ma che carino! Con che abbiamo a che fare? Sembra Bambi dell'oltretomba. Perché sono tutti allucinati? Oddio, sono tutti terrorizzati, ragazzi. E l'unico che non lo è Omori. Aiuto. Robin. Chi è? Chi parla? Con chi ho il piacere di avere a che fare? Oddio, santissimo, ragazzi. Ok, questo è disturbante. Diciamocelo, anche questa scritta così. Robin, mi dispiace. Ma che cazzo succede? Signore e signori, abbiamo raggiunto la nostra fermata. Benvenuti all'Oasi Arancia, dove la luna splende di più. Siete pregati di scendere ordinatamente dal treno. Vi ringraziamo per aver scelto di viaggiare con noi e speriamo di rivedervi presto a bordo. Perché sono tutti toast? Vabbè, non ci interessa, le scendiamo. Wow! Finalmente un posto un pochettino più luminoso, ragazzi, un pochettino più vivo. Anche se i personaggi fanno tutti un po' schifo, diciamo, cioè, tipo questo stronzo giallo qua. Però wow, sto coccodrillo con i denti. Così. Va bene, andiamo. È curioso, ragazzi, perché non mi aspettavo che ci fosse un altro posto da visitare, cioè, di là, che me l'ero perso. Wow, mamma mia, ma che roba è? Io non so, ragazzi, se me l'ero perso prima, vi ripeto, o se era da fare comunque adesso. Mamma mia, le palme, le piramidi, questa cos'è? Cos'è? Crema di che cosa? Non lo so. È tutto pazzesco, ragazzi. E nessuno ha da dire niente, nessuno dei ragazzi dice niente. Gobbe idratanti di Gallipot. Specialità di oggi, succo d'arancia, bibita alla pesca e latte. Wow. Non lo so, ragazzi, è tutto così assurdo. Le storie del mondo. Cioè, sono perplessa anche in questo caso, perché è tutto, sì, assurdo. Una mappa del tesoro, addirittura. Ok, ragazzi, ho provato a fare una piccola battaglia per vedere un attimino come tirava l'aria di qua, però sembra essere tutto a posto. Quindi punti esperienza non sono tantissimi, però vabbè, sti cazzi, comunque si accumulano. Bellissime queste banane, questa frutta enorme. E qua che abbiamo? Un telescopio scintillante. Osserva il panorama, perché no? Abbiamo anche le piramidi, ma che figata. Poi non ho ben capito effettivamente se con questo telescopio devo scoprire qualcosa oppure no. Però vabbè, sono dettagli. Sicuramente qualcosa, ragazzi, da trovare, da fare lo troveremo. Quindi allora, qua non sembrerebbero non esserci niente, perlomeno attraverso la visione col telescopio. Per cui immagino che dovremmo trovare un'altra via. Ok, infatti io sono salita qua un po' a caso. Però, Space Line. Ah, ok, di qua si va con Plutone. Però a questo punto, ragazzi, mi preme comunque esplorare bene ogni posto. Perché sicuramente qualche tasto dietro me lo sono lasciata. Quindi proviamo ad entrare qua. Cosa ci dice lui? Un criceto con un marsupio è fondamentalmente un piccolo canguro. D'accordo, sì. Ti do ragione. Ma è pieno di dinosauri. E infatti diceva Dino. What the fuck? Ma perché sono qua? Strani artefatti da terre lontane. E che stiamo parlando? La piramide alimentare tende ad attirare le cose smarrite, antichi artefatti, reliquie perdute. Le possibilità sono infinite. Ammazza, le cose smarrite. Ehi là, piccoli avventurieri, benvenuti allo Scavo Sauro. Io sono Sauro, il suo fondatore. Avete fame di tesori? Volete fare una scorpacciata d'avventura? Se è così, siete nel posto giusto. Qui allo Scavo Sauro abbiamo organizzato la caccia al tesoro definitiva che potrete sperimentare al modico prezzo di 100 vongole. Siete pronti a sperimentare il divertimento e le emozioni della caccia al tesoro? Ma sì. Dai, proviamoci, visto che ci siamo. Fantastisauro! Va bene, facciamo sta piccola caccia al tesoro. Vediamo un po'. Non so manco, ragazzi, se è bene che io venga qui. Bene, ragazzi, andiamo con ordine. Quello scavosauro si scava con i cucchiai. Dato che non avete cucchiai, vi darò un cucchiaio di patate gratis. Ok. Scegli quale cucchiaio usare. Cucchiaio di patate. Detto fatto, è tutto pronto. Sei uno che impara in fretta, eh?
Nel nostro speciale sito di scavo, la piramide alimentare, potrai trovare tesori incredibili provenienti da tutto l'universo. E la parte migliore è che potrai tenere tutto ciò che trovi. È Garantisauro! Lasciate che vi parli del nostro sito di scavo. La piramide alimentare ha 4 strati, partirete sempre dal primo, ma con un po' di fortuna potreste trovare una chiave della piramide che aprirà le porte della piramide verso lo strato successivo. Più in alto salirete, migliori saranno i tesori, ma fate attenzione, ogni cucchiaio si rompe dopo un numero determinato di usi. Per esempio, i cucchiai di patate si romperanno dopo 5 scavi. Se il tuo cucchiaio si romperà, la caccia al tesoro avrà fine, le porte della piramide si chiuderanno e tornerai all'ingresso. Tutto chiaro fin qui? Ok, tutto chiaro. Fantastisauro! Ora è il momento della dichiarazione di non responsabilisaura. Non troverete soltanto tesori nella piramide alimentare. In giro potreste incontrare qualche creatura pronta a litigare. Non siamo responsabili per i danni subiti da voi e dai vostri durante l'avventura. Tutto chiaro? Se verrete sconfitti in battaglia, sarà game over per davvero. Bene, direi che è tutto. Non vi resta che salire le scale, respirare la dolce aria della piramide alimentare e iniziare a scavare. Vi auguro un'avventura fantastisaura! Ok, fatto sta che, oddio, che abbiamo anche un numero limitato di scavi, ragazzi. Ma mi chiedo, cosa minchia potremo mai trovare qui? Cioè, si può trovare di tutto, questo mi pare ovvio. Fatto sta che, ok ragazzi, qua l'esperienza è davvero tanta, eh. Siamo vicini qua a 5000 punti esperienza, porca miseria. E umori sarà a livello 35. Fantastisauro! Quindi c'è, cioè, uno dovrebbe un attimo ragionare pure su dove scavare effettivamente. Hector. Chi? Oh. Ah, era la pietra di Kel. Hector, possibile, sei davvero tu? Dai Hector, torna nella mia tasca, proprio come ai vecchi tempi. Ah, Kel, amico mio, mi dispiace, le cose sono cambiate, temo di non poter più girovagare con te, vedi? Ho una famiglia adesso. Ah, aspetta, Hector Junior, cosa stai facendo? Vuoi unirti a loro, dici? Che c'è altro nella vita oltre a stare qui? Oh, Hector Junior, io ti capisco bene, anche questo vecchio sasso sapeva divertirsi un tempo. Spero che viviate avventure memorabili. Seguilo pure, Hector Junior, vai nella sua tasca. Hai ricevuto, Hector Junior? Ok, sì, proprio così. Immagino che questo sia un addio. Grazie per non aver mai smesso di cercarmi, Kel, ciao. Hector Junior, fai il bravo, va bene? Non dimenticare la tua famiglia. Saremo sempre qui per te. Spero che la prossima volta che ci vedremo sarai diventato una magnifica roccia levigata. Non temere, Hector, mi prenderò cura di Hector Junior. So che lo farai, Kel. Questa volta però non perderlo, va bene? Non lo farò, è una promessa. Ok. Abbiamo preso Hector Junior, va benissimo. Fatto sta che non ho la minima idea di cosa cazzo mi serve Hector Junior, cioè, ecco. Ok, continuiamo ad accumulare esperienza, ragazzi, visto che ci siamo. Anche Aubrey sarà a livello 35, anche Kella a livello 35, quindi ormai mancherà soltanto Iro per il livello 35. Fatto sta che sta benedetta chiave potrebbe essere praticamente dovunque. Popcorn, cioè, Sauro Dollaro. E Sauro Dollaro, niente ragazzi. Un altro cucchiaio è andato. Cucchiaio a pezzi, fine della partita. Cioè non è che se possa poi fare molto effettivamente. Spero che sia stata un'avventura davvero fantastisaura. Sì sì, guarda, davvero incredibile. Fatto sta che, allora, qua dentro. Ah, qua si possono comprare i cucchiai. Hai un totale di 2 Sauro Dollari. Solo, devi solo dirmi quale. Ah ok, cioè si possono comprare solo con i Sauro Dollari. Niente, non abbiamo comunque abbastanza Sauro Dollari, ragazzi, per poter comprare il cucchiaio. Io non so però se sta cosa qua della ricerca, della caccia al tesoro, sia tipo importante. Fatto sta che però, fatemi vedere una cosa. Ecco ragazzi, allora questa è la mappa del tesoro, quindi indica la posizione effettivamente evidentemente della chiave. Quindi dovrebbe essere lì in basso a destra. Riproviamo allora, visto che ci siamo. Ok, allora proviamo a vedere ragazzi se qui in basso a destra, però, cioè in basso a destra, aspettate. Vedete, indica proprio qui in basso. Cioè qui in basso non c'è un cazzo però, fermi. Forse è di un altro piano. Sauro Dollaro, così potremmo comprare un altro cucchiaio più efficace. Quindi comunque è importante trovare i Sauro Dollari. Chiave della piramide, eccolo qua ragazzi, ce l'abbiamo. Fatto sta che mo non ci abbiamo più usi per il cucchiaio. Mi sa che me ne rimane soltanto uno, quindi non è stata molto utile la ricerca. Comunque si può procedere.
però più si va in alto più sono interessanti i tesori, a quanto ha detto. Allora, vediamo un attimo com'è la situazione qua in giro, ragazzi. Allora, non ci sono molti posti dove scavare. Boh, proviamo. Niente, è andato. Ok, ragazzi, allora ho comprato il cucchiaio di plastica, così avremo comunque a disposizione più scavi. Chiave della piramide. Ok, stavolta mi è andata di culo. Però bisogna vedere se al piano successivo riusciamo a trovarla subito. Cioè, non è così facile, eh? E tra l'altro, ragazzi, io non so manco se questa cosa che sto facendo mi sta solo facendo perdere tempo, molto probabilmente. Quindi, allora, minchia, solo sto ceppo dei zenzero mi ha dato 5721 punti. Eppure Hiro sale finalmente a livello 35. Fatto sta... La vedo dura per la chiave della piramide, ragazzi. La vedo male, niente. Io, ragazzi, non so che minchia fare. Cioè, non so se è fondamentale fare questa cosa. Se usciamo, però, io non credo che in questa zona ci sia altro da fare, ragazzi, effettivamente. Io pensavo che con la caccia al tesoro, per assurdo, se potessero trovare anche dei tasti in giro, ma... È evidente che non è così. Nonostante tutto, per fortuna, qui c'è un picnic, giusto mi stavo chiedendo... Se avremmo potuto salvare a breve. Quindi volevo esplorare ancora un pochino. Comunque questo... Ammazza, ce n'è ancora di posto da vedere. Pensavo che fosse finito di là. Cioè, sono infinite le strade. Non pensavo che sto posto fosse così grande. Mamma mia. Ah, se entro qua che succede? Qualcosa di terribile, immagino. Oddio, siamo finiti di sotto. Vediamo un attimino dove ci conduce sto posto. Cioè, le frecce non è che servano poi a molto, effettivamente. Tanto la strada è solo questa, eh. Ok, mi dice di andare a destra. Continuiamola. Di là tanto sembrerebbe non esserci nulla. Altri tasti qua, ragazzi, non ce n'è manco l'ombra. Oddio, ragazzi, tutta sta situazione mi sta scimunendo, posso dirlo? Perché è... Boh, siamo ai limiti dell'assurdo, signore e signori. Ma qua da dove sono arrivata prima? Cioè, qua non c'è altro comunque. Oddio, questi da dove sono usciti? Un attimo fa non c'erano. Boh, non lo so, ragazzi, io continuo ad essere perplessa. Io non so manco se è giusto quello che sto facendo. Buon per te, ce l'hai fatta. Mi è servito a molto perché non ho trovato un cazzo qua sotto. Qua c'è una porta d'oro. Conosco questo posto, volete entrare? Signor Squalloso mi ha dato la password una volta perché potessi sbrigare una sua faccenda. Adoro questi qui, sono uno spasso. Boh, sembra tanto una cosa secondaria, ragazzi, sicuramente. Oh, di qua si può continuare, tra l'altro. A parte che la sabbia è strapiena di toast. Oddio, mi sono cagata sotto. Perché il tizio andava a fuoco? Che minchia è successo di qua? Oddio santissimo. Allora, vediamo se qui c'è altro. Allora, a parte i cactus tutti deformi e... Ok, sono note, ma perché dovrei cazzo suonare tipo le lapidi toast? Perché? Perché? Cioè, portarmi fino a qua se non c'è un cavolo di niente? Oddio, ragazzi, è tutto così strano. Cioè, veramente... Vedete? Questi non fanno suoni, fanno solo un brutto rumore. Io non so perché il perché di tutto questo, ragazzi. È... Boh, è tutto così assurdo. Pure sto posto che è enorme. Mi sono già persa. Non ho trovato ancora niente di utile. Fatto sta che io penso di poter continuare a girare in eterno, ragazzi, e a non capire la stracazzo risoluzione di sto posto. Oh madonna, sono finalmente libero, eccellente, eccellente. Tieni, un regalo da parte mia. Grazie, ma ti possiamo saltare in testa? Tipo, ok, ok, sì, possiamo. Qua, stato di sabbia di uno strano anziano. Va bene, ok, tutto sto macello per niente. Allora, visto che ci siamo, ragazzi, proviamo ad entrare comunque qua. Perché se Hiro, non lo so, ha parlato, magari potrebbe essere importante. Per cui proviamo ad entrare. Ehi, Yogi, sono io, Hiro, la password è... Ehi, Hiro, amico mio, sei sempre il benvenuto. La porta è aperta, entra pure. Vabbè, vediamo cosa c'è di interessante qua dentro allora. Oh mio Dio, cos'è? Un club speciale, what the fuck? Non ti fa rilassare il cervello con il ritmo? Rilassati come si deve. Atmosfera qui al massimo. Con fantastico succo di frutta. Sei proprietario del locale, lui ci mette i muscoli, invece ci metto i muscoli. Ah, ok. Rilassarti con i tuoi amici, va bene. Visto che ci siamo.
È un locale tipo esclusivo, non ne vedo l'utilità, sinceramente. 5 di succo, ah ok. Semplicemente rilassandosi al locale. Va bene, quindi io sono venuta fin qui per questo. Ok, ho guadagnato 5 di succo. Va bene, va benissimo. One eternity later. Ragazzi, è tipo la sesta o la settima volta che provo con questa stracazzo di caccia al tesoro e non riesco mai ad andare oltre il secondo fottuto livello. Ed è tipo la quarta o quinta volta che compro il cucchiaio da 15 tentativi. Cioè, non so se rendo l'idea. One eternity later. Allora ragazzi, io credo di aver provato più di una decina di volte con la stramaledetta caccia al tesoro e ho perso veramente un sacco di tempo, ragazzi, appresso a questa cosa qua, e non so neanche se è la cosa giusta da fare, se è il percorso giusto da seguire. Quindi io per stasera veramente non ho più tempo, perché veramente, ragazzi, ho perso un sacco di tempo, come vi dicevo, solo per fare questa cazzata, e non sono riuscita comunque a proseguire. Quindi credo che per oggi, ragazzi, ci fermiamo qua. So perfettamente che non è successo niente di particolare, però il gioco non è che te rende poi tanto facile la cosa, quindi non so manco se è stato tempo speso bene, tra virgolette, anche se no, perché non lo è stato, perché non sono riuscita a proseguire. Quindi mi sa che prima di registrare il prossimo episodio, ragazzi, veramente stavolta aspetterò i vostri consigli e suggerimenti qua sotto in commento, perché io vi giuro, ragazzi, che mi è venuto il mal di testa, non sono riuscita a venire a capo di tutta questa situazione, non ci sto capendo più niente e vi giuro che è frustrante. Voi lo sapete, io non vi nascondo mai le cose che provo, sono sempre sincera e trasparente, e attualmente, ragazzi, sono estremamente frustrata, veramente frustrata da questo gioco, perché mi sembra assurdo che uno debba perdere così tanto tempo per fare una cosa che non sa neanche di preciso se è la cosa giusta da fare per proseguire con la storia. A me mi sembra veramente assurdo. Quindi il livello della mia frustrazione, ragazzi, is over 9000, io ve lo dico. Quindi se potete darmi voi, ragazzi, qualche consiglio qua sotto per riuscire a proseguire in maniera calma e pacata senza farmi venire mal di testa, ve ne sono veramente grata. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherino. Ciao!